benvenuti tecnomaniaci. In questo nuovo video andrò a mostrarvi tre metodi per trasferire foto, video e numeri da un vecchio smartphone al nuovo o semplicemente per copiare dati da un dispositivo a un altro. Il primo metodo riguarda il passaggio di dati tramite l'app Phone Clone, che è un'app della Huawei che funziona su qualsiasi smartphone Android e anche sugli iPhone. Andiamo quindi a installarla sugli smartphone che ci interessano. Io per esempio utilizzerò quest'app per passare i dati dal mio vecchio S1 Plus e il mio P7 Huawei al mio smartphone attuale che è l'Honor 8. Andiamo quindi ad aprire l'app sia sul vecchio smartphone che su quello nuovo. Phone Clone ci chiederà di accettare le condizioni e di selezionare poi lo smartphone che invierà i dati e quello che li riceverà. Clicchiamo su vecchio telefono e adesso dovremo aprire l'app dal telefono che dovrà ricevere i dati. Una volta cliccato sul nuovo telefono dovremo scegliere il sistema operativo di quello vecchio. Nella schermata successiva comparirà il QR code che dovremo scansionare con il vecchio smartphone. E dopo qualche istante vedremo che i due dispositivi saranno finalmente connessi e potremo scambiarci i dati. La prima parte del trasferimento riguarda la memoria interna e da come potete vedere possiamo scegliere se trasferire contatti, musica, documenti e tanto altro. Andando avanti poi potremo selezionare ciò che vogliamo trasferire dalla scheda SD. Prima di completare l'operazione cliccando su Trasferisci in basso possiamo vedere in alto quanto occuperanno i dati trasferiti e quanto tempo ci vorrà approssimatamente. Ma passiamo al secondo metodo, che riguarda la sincronizzazione dei propri dati sull'account di Google. Andiamo nelle impostazioni del nostro smartphone e scendiamo fino a Utenti e Account. E selezioniamo Google. Ora controlliamo se i dati principali, come contatti, note e Gmail, sono attivi. In questo modo, con la sincronizzazione che potremmo fare manualmente o in automatico, rifacendo l'accesso sul nuovo smartphone, ritroveremo tutto lì come l'abbiamo lasciato. Per quanto riguarda foto e video, non preoccupatevi, viene il nostro aiuto Google Photo, che è il cloud fotografico di Google, che è preinstallato su tutti gli smartphone. Apriamo Google Photo e andando nelle opzioni in alto a sinistra scendiamo fino a impostazioni. Andiamo su backup e sincronizzazione e attiviamo il backup a memoria illimitata. In questo modo tutte le nostre foto e video verranno caricati su Google senza occupare neanche un megabyte e potremo riaccedervi dal nuovo smartphone. Vi consiglio di fare l'upload dei vostri file con il wifi e in base alla quantità di foto e video ci vorrà un certo tot di tempo. Ed eccoci arrivati al terzo metodo, che è completamente manuale. E per attuarlo utilizzeremo adattatori o pennette USB. Essendo un malato di gadget, compro tutto per ogni evenienza. Ed ho una pennetta USB che ha anche l'uscita micro USB, che funziona nel mio vecchio P7, e recentemente ho comprato la pennetta SanDisk che vedete a sinistra, che è da un lato USB e da un altro Type-C, e posso utilizzarla nel mio nuovo smartphone. Inserendo queste pennette nello smartphone potremo lavorare come da PC, potendo effettuare quindi operazioni di copia, taglia e incolla. Da come potete vedere, oltre la memoria interna e la scheda SD, è comparsa anche la voce USB. Con molta semplicità e con delle pennette USB 3.0, vedrete che spostare i file da uno smartphone all'altro sarà un gioco da ragazzi. Se poi aveste già tante pennette a casa, potete risparmiare comprando dei semplici adattatori, come questo che vi sto mostrando, mini USB USB, o come quest'altro Type-C USB, e il risultato sarà lo stesso. Oltre alle foto e video, sulla pennetta possiamo inserire anche un file che racchiude tutta la nostra rubrica.
Per farlo bisogna andare nelle impostazioni della rubrica stessa e nella sezione Importa e esporta contatti, cliccare prima su Esporta in archivio e copiare quel file nella pennetta e poi importarlo nelle impostazioni del nuovo smartphone. E con questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile e vi aspetto al prossimo!